Intanto questa mattina ci sarà Alan Franzoni, che è un membro storico della Community Python Italia, è un appassionatissimo sviluppatore, innamorato di metodi agili, ha contribuito un sacco di software, ma quest'oggi in realtà ci parlerà di deployment. Con il suo talk distribuisci le tue applicazioni. Buongiorno a tutti, grazie. Mi sentite? Mi stupisce vedere così tanta gente in questa stanza perché pensavo che nessuno gliene fregasse di questo argomento. E quindi voglio mettere subito le cose in chiaro. Io qua parlerò di distribuire le vostre applicazioni. Parliamo di applicazioni, non librerie. Se voi volete distribuire una libreria Python, c'è pip, ci sono altri metodi. Sentitevi liberi di andarvene se preferite, se non avete capito. Con il metodo che andrò a illustrarvi si possono distribuire applicazioni di diverso tipo, possono essere command line, web, desktop. Non parliamo ovviamente di tutto quello che è il mondo specifico delle app, tipo Android, App Store, cose del genere, semplicemente perché hanno il loro meccanismo di delivery fornito da Apple, Google o chi che sia, che generalmente funziona anche piuttosto bene. Qui rimaniamo su come faccio a portare un'applicazione su un sistema generalmente Linux? Io poi con alcuni sistemi vagamente simili, ma con altri tipi di packaging, ho provato a sviluppare delle cose anche per Mac, per esempio, usando Homebrew, ma non sono ancora abbastanza, diciamo, industrializzate per pensare di proporvi un talk, magari più avanti. E questo talk mi è venuto in mente proprio perché io spesso parlo di delivery, in quanto è una parte che non di rado fa abbastanza schifo, secondo me, in tante aziende, sia in quelle in cui ho lavorato io, sia quelle in cui andavo a lavorare in alcuni casi come consulente. Mi piacerebbe sapere da voi se qualcuno fa deployment di applicazioni web o cose del genere. Come fate il deployment? Cioè, come arriva la web app sul server destinazione? Oggi, ma anche magari 10 anni fa. Riesci a portare il microfono? Ciao, al momento il deployment su AWS o su DigitalOcean, sul cloud viene fatto con o Puppet o sistemi o Chef o sistemi 10 anni fa? 10 anni fa a mano. 10 anni fa, tipicamente, mi collego in SSH sul server, faccio un git update, se vuoi un update, hg update, rifaccio stack.py e questo è il deployment. Ok? Questa cosa succedeva tantissimo in molti posti, ma anche in varie aziende che ho avuto modo di vedere come consulente, la fase di deployment era, eh no, magari buildo l'applicazione sulla mia macchina, creo il WAR, il TargetZ, quello che è, e la mando via email al cliente che poi avrà una squadra di sistemisti che la installerà sulla macchina destinazione, seguendo un documento Word di 12 pagine, complicatissimo, e ogni volta che c'è un update sicuramente cancellerà un pezzo della configurazione precedente e quindi bisognerà fare un sacco di casini. E così già da un po' di anni, credo 2007-2008, dove l'azienda in cui lavoravo al tempo, avevamo cercato di migliorare un po' questa procedura di deployment, cose che poi sono diventate molto utili per le nostre pratiche di continuous delivery. E cosa abbiamo fatto? Noi quelle volte utilizzavamo per esempio Red Hat o CentOS 7 per il deployment, abbiamo cominciato a fare dei pacchetti RPM per i nostri applicativi. Qualcuno qui ha mai avuto la malaugurata idea di provare a fare un pacchetto RPM? Tantissimi. E siete ancora, mi sembra, anche ben in salute. Cosa vi è sembrato di questa esperienza? Cioè, da 1 a 10, com'è il piacere di questa esperienza? Esatto, mediamente, cioè, il packaging è una cosa veramente tremenda. E c'è qualcuno magari che è maintainer, di qualche pacchetto in Debian o in Debian, Ubuntu, Fedora? Nessun maintainer. Tu sei maintainer? Non sei un maintainer, però non vale, non vale. Valore. Esatto. A delivery è spesso e volentieri un tasto dolente. Io sono uno di quelli che sostiene che il software è pronto e funzionante quando è sulla macchina di destinazione. E
inutile che stiamo a pensare di fare sviluppo agile, facciamo test driven development, tutto automatizzato di qua, pratiche di architettura. Poi quando c'è l'ultimo pezzo, che è un pezzo abbastanza utile, quale quello di rendere disponibile il software all'utente, quel pezzo lì è tremendo. Una cosa che capita spessissimo è, come ho fatto notare nell'abstract del talk, è proprio come installo questo software. Ok, fai git clone da un branch a caso, poi fai make, poi fai pip install, un sacco di cose magiche che spesso e volentieri la gente non capisce, poi il software non si aggiorna, sono un sacco di problemi. Io ritengo in ogni caso che se una cosa la può fare un computer, la deve fare un computer. Questa è forse una banalità, però non è sempre banale in tutte le aziende. Sono tante, c'è ancora qualcuno che lavora nella propria azienda o in aziende clienti, ha un ampio parco di sistemisti, cioè proprio un team di operations che è dedicato solo e esclusivamente a installare e aggiornare il software, ed è un team separato da quello di sviluppo? A quanti capita? Beh, comunque c'è ancora qualcuno e succede. Adesso io non dico che chi fa operations dovrebbe essere eliminato, però spesso e volentieri il settore di operations ha un sacco di lavoro da fare, non perché il suo lavoro sia obiettivamente difficile, ma perché gli sviluppatori, se non vanno a pensare qual è la modalità di distribuzione della propria applicazione, fanno sì che il lavoro di operations sia un casino. Sono i famosi silos, no? Ho sentito parlare di come funziona. Sono queste aziende con questi tagli verticali, ogni settore se ne frega degli settori laterali e si arriva a questo genere di problemi. Fortunatamente però oggi, siamo nel 2016, ci sono tanti sistemi di configuration management, Puppet, Ansible, Celt, chi più ne ha più ne metta, qualcuno usa anche semplicemente, mi ha detto, Fabric, sono fantastici, specialmente per quando dovete andare a pacchettizzare un software che avete fatto e gestite sulla vostra infrastruttura, quindi quando voi siete sia development sia operations. Però, nonostante il packaging sia obsoleto tante volte, perché è una procedura veramente, veramente farraginosa. Se avete provato a portare un pacchetto upstream, a me è successo pochissimo tempo fa, no, non a me veramente, sul mio software, un altro software per fare RPM, di cui non parlerò oggi perché è il mio primo progetto, a un certo punto una persona voleva portarlo su un'altra distribuzione, su Arch Linux, credo si pronunci Arch. Il mio software era bel bello, pronto per essere usato. Questa persona che voleva portarlo aveva fatto il lavoro abbastanza per bene, il software girava su Arch, è arrivato il maintainer di Arch e ha detto no, ma perché? Il tuo sviluppatore ha arbitrariamente scelto delle dipendenze Python, che esistono anche in Arch. Quindi tu dovresti utilizzare le dipendenze di Arch per fare già il tuo software su Arch. Ecco, questa è una cosa che io ritengo, come principio fondamentale, profondamente sbagliata. Cioè la distribuzione dovrebbe mettere a mia disposizione delle librerie che io posso utilizzare, ma non devo essere forzato ad utilizzare quelle librerie per far girare l'applicazione nel contesto della stessa, specialmente le librerie Python. Se io ho testato il mio software su una certa versione della libreria, devo essere libero, purché non vado in conflitto con quelle della distribuzione, di consegnare quella versione. E lo scopo finale, alla fine, non è quello di farsi fighi nella distribuzione destinazione, no? Lo scopo finale è portare un software che funziona e che l'utente possa utilizzare in maniera semplice. Cioè a me non frega niente, francamente, di rispettare le linee guida di Ubuntu, di Debian, di Linux Hierarchical File System, di Linux Standard Base. Cioè non è questo lo scopo di questo talk. E sappiate che se fate i pacchetti con il metodo che vi dirò io, per voi sarà abbastanza facile, non porterete mai un pacchetto upstream su nessuna distribuzione e arriverà sempre qualcuno a dirvi che non è giusto quello che state facendo. Questo è un compromesso che io sono dispostissimo ad accettare, perché altrimenti i pacchetti non li faccio. Non c'è la via di mezzo. O sviluppo il software o faccio il maintainer, probabilmente, perché è un lavoro veramente, veramente tedioso. E tuttavia,
Il packaging è molto utile, nel senso, come dicevamo prima, se voi ogni software dovete fare un git clone, buster, make, lanciare comandi a grappolo che non sapete cosa vogliono dire, risolvere problemi magari di compilazione e di installazione, probabilmente quello è il risultato. Che software non lo utilizzate? Vi ritrovate a non utilizzare un software. Anche qua, ultimamente va molto di moda una cosa un po' diversa, non so se vi è capitato, che invece di mettere a disposizione un pacchetto, ci sono molti che mettono a disposizione uno script di shell che fa l'installazione in maniera magica, che deve essere lanciato da sudo, da linea di comando, e tu dici, è vero che se io metto un repository sulla mia macchina, normalmente quel repository poi all'installazione dei pacchetti ha accesso di root. Uno potrebbe fare rm-rf, se uno è malintenzionato lo fa. Almeno capisco che sta succedendo. Ci sono alcuni script di installazione che fanno modifiche arbitrarie alla configurazione globale di sistema. Io sono abbastanza contrario a quel tipo di approccio, però lo capisco, perché la gente secondo me si è rotta le scatole. Quindi possiamo avere, se facciamo installazione manuale, problemi di build, possiamo avere problemi di funzionamento, perché capita, non di rado, uno dice fai git clone, tu lo provi sulla tua macchina, non funziona, perché magari stai utilizzando una versione di libreria che non è quella con cui lo sviluppatore ha testato non la libreria Python, ma le shared library del sistema. Abbiamo bisogno di fare un update manuale. Voi avete 10 tool installati da Git o installati a mano, non basta fare apt-get update o yum-update. Dovete fare un update manuale tool per tool, delle volte secondo me è una rottura di scatole. E inoltre, quello che a me dà più fastidio, non so se vi è mai capitato di trovare, caso classico, dovete utilizzare un progetto in Python, cosa vi dicono per installarlo? Immaginate che è puro Python. Pip install, questo è un caso classico e secondo me e quale problema può portare? Io devo utilizzare una libreria Python che ha un eseguibile che io voglio usare, vado sul mio sistema e faccio sudo pip install di quella libreria. Cosa succede? L'installo l'istruzione Python del sistema, eventualmente con le dipendenze della libreria che sto usando, che potrebbero avere versioni diverse da quelle fornite dalla distribuzione, che magari sono usate da programmi di sistema, e inoltre, il caso banale, su un tool Python va bene, ma sto installando 10 diversi. Chi mi garantisce che abbiano requisiti compatibili? Eppure pip install è ancora un classico, ma non è solo Python, perché c'è anche gem install, c'è anche npm install, tutti quanti dicono, sì, vai tranquillo, installami questa cosa globalmente e vivrai felice. Non è vero. Questa è una delle grandi menzogne dell'installazione e della distribuzione del giorno d'oggi. Infatti, per quanto a molti di voi, a me non così tanto, faccia schifo Java, Java è una delle poche cose che ha fatto correttamente all'inizio è il fatto che quasi non esiste, cioè c'è una libreria di sistema globale e il resto, generalmente, tutte le librerie di dipendenze vengono passate in un class path all'avvio. Quindi normalmente... Esattamente. Infatti il virtual env è una delle modalità che andrò a illustrare oggi di installazione e di packaging. È assolutamente l'approccio corretto, ha soltanto, secondo me, un piccolo problema. Virtual env va bene per Python, ma io oggi ti dico, tu non sai niente di Ruby, ti dico, devi distribuire un software Ruby. Quello che capita delle volte è che si presuppone che io debba conoscere il linguaggio in cui è scritto uno strumento per poterlo utilizzare. Io devo usarlo, per me è un eseguibile. Ah, certo, se tu lo sai, anche se le istruzioni dicono pip install, tu se tu lo sai e usi virtual env. Io, per esempio, su Python uso molto pipsy, qualcuno lo conosce? È uno strumento molto comodo che non fa altro. Tu fai pipsy install invece che pip install, lui ti crea un virtual env, ti installa tutte le dipendenze che servono all'applicazione, ti crea un eseguibile nella cartella tipo local bin, tu te le aggiungi al tuo path e a quel punto lui si smazza il virtual env. Già questo è un grosso passo avanti, l'ha scritto lo stesso autore di Flask, se non ricordo male, potrei sbagliare,
giusto? Ok. Questo, secondo me, è un punto fondamentale. Vi è mai capitato di dover installare un software scritto, non so, in Haskell, in Occam? Non è mai capitato, anche su un minimo avevo avuto modo di conoscere gli strumenti, in realtà era molto difficile. Non a caso, quello è un linguaggio che sta andando moltissimo di moda ultimamente, negli ultimi 5 anni, e che risolve in un modo tutto suo questo problema di delivery. Esatto, perché Go vi crea un eseguibile unico, molto facile, risolve l'architettura, lo sbatti su, mediamente funziona, ci possono stare dei piccoli problemi, ma mediamente funziona molto bene. Questa è una delle cose per cui dici, ah sì, Go, bellissimo, mi faccio un eseguibile unico statico, non devo fare niente. Per cui il problema c'è, e Go ha preso tantissimo, anche se è un linguaggio che, con tutte le sue potenzialità, ha alcuni punti abbastanza, come si dice, è un po' ruvido in alcuni aspetti, però ha preso tantissimo ugualmente. E questa cosa qua è uno di quelli che sono i suoi punti di forza. Però in realtà io dico, il punto di forza non dovrebbe essere che è un eseguibile singolo, il punto di forza dovrebbe essere che il proprio software è facile da installare. Se io ho un repository apt o yum e ho un eseguibile che posso lanciare, alla fine non me ne frega così tanto se è scritto in Go, se è scritto in C, se è scritto in Erlang. Questo è l'obiettivo finale. A me non frega niente di tutto il resto, assolutamente nulla. Il principio, DevOps ormai è una parola un po' quasi buzzword, ma il principio è quello di essere coscienti da sviluppatori di come il tool andrà installato. Non pensare che questo tipo di, che questo tipo di procedura va fatta sempre, solo e comunque dai sistemisti. Anche con Pipsy, che vi citavo prima, e con VirtualEnv, permangono i problemi di aggiornamento sulle applicazioni Python, perché io me lo faccio una volta, dopo per aggiornare devo rientrare, devo fare pip update su magari n progetti. Se mi mancano le librerie di build o le librerie di sviluppo o le librerie di runtime, devo installarle, non so quali sono tante volte. Devo fare un processo iterativo per capire, cioè è comunque una cosa abbastanza complicata per l'utente. Secondo me, se uno trova il pacchetto, installa il vostro software, lo prova, lo usa ed è contento. Se non lo trova, può darsi sì, può darsi no, dipende da quanto gli serve. Personalmente, da quando ho fatto dei pacchetti per alcuni software miei, ma anche per alcuni software di terze parti, ho visto che l'utilizzo è incrementato, perché uno può arrivare lì, si scarica il repository, yum install, apt-get install e lo usa. Viceversa, prima era un po' così. Io ospito anche alcuni repository per pacchetti di terze parti che non hanno un repository. Io, per esempio, conoscete l'editor di testo Atom? Una delle cose che la gente si lamenta è che non c'è un repository deb o yum, quindi su Linux va installato a mano. Io ospito un repository pubblico di Atom che è fatto non con questo sistema, ma soltanto con un tool che vi mostrerò alla fine, e c'è una marea di download. Vuol dire che la cosa è assolutamente richiesta da tantissime persone. Ora, passiamo a quella che è un po' la ciccia. Cioè, qual è il problema del packaging? Oltre al fatto che le linee guida di manutenzione sono, secondo me, troppo complicate per quello che serve, bisogna pensare un attimo a com'è composta la vostra applicazione. Cioè, quali sono le parti che compongono in generale la vostra applicazione. Questi principi, tra l'altro, anche se noi li applichiamo il packaging, vi saranno molto utili se un giorno dovrete provare a distribuire un'applicazione con quel sistema di container, tipo Docker. Qualcuno fa già deployment con Docker? Sì, ma vedo che c'è qualcuno. Alcuni principi, come vedrete, quindi come spezzare le parti dell'applicazione, fra virgolette, sono esattamente gli stessi, perché il principio più... Cioè, Docker ovviamente è un pacchettone che tiene un intero sistema, un pacchetto è più piccolo, ma le cose che devono fare a livello, diciamo, filosofico sono più o meno le stesse. Come è composta un'applicazione media? Codice.
Codice, quello che intendo io con codice è sia il codice sorgente che viene eseguito, sia eventuali risorse statiche di ogni tipo, immagini, video, tutto quello che compone il nucleo della vostra applicazione, che generalmente viene eseguito e o letto. Ma non comprende lo stato. Lo stato di un'applicazione web, cosa potrebbe essere? Database e eventualmente configurazione a cosa parte? Generalmente io ho visto che in molte tipo su Django, cose simili, c'è una. Si utilizza spesso quando ci sono upload di file da parte dell'utente, non mettere sul database, ma mettere in una directory a parte. Quello lì è tutto stato. Lo stato è una cosa che si può modificare a seguito di interazioni con l'utente e che generalmente l'utente è in grado di vedere, ovvero una modifica allo stato è generalmente percepibile dall'utente. Quindi l'applicazione deve avere privilegi di lettura e scrittura sullo stato. La terza parte è la configurazione. Di solito io non la metto nello stato, anche se delle volte ho visto delle applicazioni che leggono la loro configurazione dello stato. Secondo me è estremamente rischioso, perché poi non si può più cambiare la configurazione senza alterare lo stato. Nel senso, se l'applicazione non va su, non puoi più neanche riconfigurarla, diventa un po' elaborato. Viceversa è possibile, cioè dalla configurazione si può dire dove andare a prendere lo stato. Ma il verso opposto è una cosa abbastanza rischiosa. La configurazione generalmente può essere modificata solo da un amministratore e potrebbe non provocare un riscontro nell'utente. Se voi state modificando dove punta un database, l'utente non dovrebbe vederlo. In realtà state cambiando non solo la lingua di default dell'applicazione, quando il browser non manda un header apposito, l'utente potrebbe accorgersene. Per cui l'importante è che la configurazione sia read-only. E poi c'è una cosa che sono i log, che è una cosa solo in scrittura, è quasi un side effect dell'applicazione, l'utente non li vede, però sono generalmente estremamente utili e hanno un grande valore per noi, e anche questi stanno al di fuori di quello che è il codice. Queste separazioni sembrano banali, in realtà non sempre lo sono, specialmente perché in tantissime applicazioni non c'è una chiara distinzione fra queste cose. Cioè, vi faccio un esempio. A me non piace tantissimo l'idea di Django, per default, di mettere il file di settings all'interno della cratera dell'applicazione, perché vai a mischiare la configurazione con quello che è il codice sorgente. Si può cambiare, però il default, secondo me, non è il massimo. Ci sono applicazioni scritte, per esempio, in un altro linguaggio che inizia con la P, tipicamente, che hanno la cartella dell'applicazione, che è completamente read-write per l'applicazione, e scrivono tipicamente i file caricati dall'utente, no? La famosa cartella upload di WordPress, per esempio, direttamente nella cartella del codice sorgente. Ne ho viste tantissime volte di WordPress mal configurati, per cui volendo, se uno fa l'upload di ....barra index.php, siccome i permessi sono quelli, uno prende, sovrascrive il file principale PHP, poi fa quello che vuole sul server. Questa separazione quindi ha sì una necessità logica, ma è anche una necessità dal punto di vista della sicurezza. Cioè, se voi mettete i permessi in maniera opportuna, a meno che uno non trovi un exploit fantastico, è difficile che riesca a farvi un danno grave. Se voi non tenete separate queste cose, a parte che impazzirete ad un aggiornamento, perché poi aggiorno WordPress e la cartella uploads, cosa me ne faccio? Spero che non ci sia una cartella uploads già su WordPress, ma se qualcuno aveva committato qualcosa su uploads perché non si era accorto che non volete farlo, secondo me. Ora passiamo agli strumenti che io ho utilizzato per risolvere questo problema. Docker, conoscete? Un po' tutti? Almeno avete più o meno un'idea di che cos'è? C'è qualcuno che non ha idea di cosa sia Docker o di come funzioni? Fantastico. Ah. Boh, vagamente, per i nostri scopi noi utilizziamo una parte banalissima di Docker. Lo utilizziamo come se fosse
un mini sistema di virtualizzazione. Docker ha i concetti di immagini che sono come un template per una virtual machine, se vogliamo. Ogni volta che lanciamo una virtual machine nel contesto di Docker si chiama container, ha il vantaggio che è estremamente veloce, nel senso l'avvio è quasi immediato perché in realtà è un processo sulla macchina host, e permette facilmente di scambiare i file tra la macchina host ed il guest. Le prime versioni del tool che vado a illustrarvi in realtà erano state fatte con Vagrant. Tecnicamente funzionava tutto, solo che era di una lentezza tale che alla fine a uno passava la voglia di utilizzarlo. Infatti era una cosa interna che non ho neanche mai reso pubblico perché il valore era veramente poco. L'altro strumento che forse non so tutti conosceranno è FPM. FPM? Qualcuno lo conosce? Pochi, però è un ottimo strumento. E se avete provato a fare packaging ma non conoscete FPM, vuol dire che per un po' di tempo vi siete fatti del male. FPM, the Effing Package Manager, è uno strumento scritto in Ruby, fatto per creare pacchetti RPM, Debian, ma anche un'altra serie di pacchetti che non mi ricordo, in maniera abbastanza semplice, ovvero invece di dover conoscere i dettagli specifici della distribuzione in cui andate a creare un pacchetto, a lui dite: io voglio impacchettare questi file sono i file di configurazione, questi file sono i file di stato, crea un pacchetto RPM, crea un pacchetto DEB, crea un pacchetto, credo che supporti anche ARC, per esempio. E lui si preoccupa di utilizzare i tool in maniera adeguata per creare un pacchetto. E funziona, devo dire, molto bene. Quindi, Docker più FPM... FPM within Docker, che non è altro che una piccola serie di script e di immagini Docker pronte che trovate anche su Docker Hub, pronte per buildare un software nel contesto della distribuzione, diciamo, destinazione. Uno dei problemi gravi, fra virgolette, del packaging, infatti, è che se voi fate un pacchetto sulla vostra macchina Ubuntu Trusty, per dire, è abbastanza improbabile che lo stesso eseguibile, come immaginerete, funzioni su 107, 106, Ubuntu Precise. Ci sono tutta una serie di librerie differenti che vengono utilizzate di volta in volta. FPM ha il difetto di funzionare soltanto nel contesto della distribuzione corrente. Cioè, ci sono alcuni tool di packaging che chi ha usato conoscerà, tipo Mock, oppure The Bootstrap e vari strumenti simili, che sulla vostra distribuzione host, diciamo, creano un chroot, un'immagine della distribuzione destinazione, e poi fanno il build là dentro. Spesso sono stracomplicati, cioè io ho usato Mock per un sacco di anni e ci ho bestemmiato dietro in tutte le lingue, e richiedono sempre di utilizzare i tool della distribuzione, che sono complessi. Questo qui è abbastanza semplice, utilizza... Voi avete un'immagine con la distribuzione destinazione già pronta, con FPM già installato. Poi fate quello che fareste per installare manualmente la vostra l'applicazione nel contesto di quella distribuzione. Chiamate FPM ed avete finito. Non c'è quasi null'altro da fare. Quindi, adesso vi ho fatto un piccolo spoiler. Adesso, dopo aver visto la teoria un po', io adesso passerò a mostrarvi in pratica come funziona questa cosa. Ho provato a fare il packaging di due applicazioni che non avevo scritto io. Una, scusate, il mio telecomando forse sta scaricando la batteria, giustamente, perché non si scarica mai, ma durante un talk deve scaricarsi. Questo è AWS Clean, questa è l'API ufficiale di AWS per Linux, che normalmente viene messa a disposizione o con pip install o con un installer dedicato, non c'è un pacchetto. E ho detto, proviamo a vedere come fare il packaging di questa applicazione. Internet funziona ancora? Ok. Qui se volete scaricare, ho messo a disposizione il repository ovviamente con la demo, per farvi vedere che non mi sto inventando tutto.
Allora, qui semplicemente, scusate, riuscite a vedere? Dopo, adesso dentro più grandi font nell'editor. Questo qui banalmente è un subrepo con una VS Clip. Queste sono le sorgenti, diciamo, pulite. Non vado a fare nessuna modifica. Io di solito creo una cartella di packaging dove metto i tipi di distribuzione che voglio buildare. Partiamo da Ubuntu. Ecco, adesso c'è qualche fan di Emacs qui, mi dispiace, io uso VI, il tocco è mio, quindi faccio quello che voglio. Riuscite a leggere tutti quanti? E anche da dietro? Ok. Il principio generale qual è? Facciamo partire un container con l'immagine Docker per fare la build. Buildiamo cioè lanciamo l'installazione del pacchetto dentro questo container Docker. Chiamiamo FPM per pacchettizzare i file che Docker ha prodotto. Il pacchetto viene portato fuori dal container tramite un bind mount, che è uno standard per trasferire i file da un container ad un host. Dopodiché lanciamo un'altra immagine, che è quella di test, perché la parte figa qui, che a me piace tantissimo, è che io posso lanciare i test nel contesto della distribuzione destinazione e so veramente quindi che tutta la roba che deve funzionare funziona nella distribuzione finale, che non è una cosa banale. Cioè, ho dovuto fare i test su 10 distribuzioni fino, non so, a 5 anni fa, lo standard qual era? Se dovete testare il vostro software su 10 distribuzioni, supponiamo di pacchettizzarlo, lo standard era avere una macchina di continuous integration che avesse 5 VM o comunque 5 server collegati con 5 nodi attaccati alla vostra macchina di continuous integration, e si lanciavano i test su questi 5 nodi diversi, bisogna fare setup e balle varie, per testare il software su in distribuzioni. Adesso dalla vostra macchina Linux, dato il tempo giusto, cercate di avere un SSD se fate questa roba, perché altrimenti non finisce più, per un paio di miei software credo di avere una cosa come 10 distribuzioni a disposizione dell'utente, e si fa in un tempo veramente breve. È tutto dalla mia workstation, senza dover pensare a replicare l'ambiente di qua e di là. Tra l'altro, questo sistema, se voi mantenete, questo è un dettaglio che magari se volete esploriamo dopo, se mantenete l'immagine stabile e mettete le dipendenze giuste, assolutamente pinnate le versioni precise, vi garantisce un'elevatissima riproducibilità della build da qualsiasi parte stiate lavorando. Quindi se avete questa esigenza per debug, per testing, per tutto ciò che dovete fare, di avere un sistema di build preciso, non è come Nixos o tutti gli altri, le altre novità, che cercano di avere la riproducibilità al byte, però i risultati sono assolutamente buoni e molto improbabili, a meno che un repository esterno non cambi una dipendenza magicamente, quindi se usate Node mi sa che potrebbe non funzionare, Leftpad, se vi scompare il Leftpad siete fregati. Troverete le vostre build assolutamente riproducibili. Allora, qual è il punto? La directory sorgente è quella che vi ho detto prima, dove c'è il software originale di Amazon. Questo, io ho fuori le cose convention over configuration, quindi non voglio rispecificare le cose 150 volte in ogni file. Questo è, sempre per convenzione, il nome dell'immagine di build, questa è l'immagine di test. Amo specificare build number e git commit se io uso Jenkins come sistema di continuous integration. Se Jenkins mi specifica un valore, lo uso, altrimenti se testo da locale non me ne frega niente. Quindi prima fase, io creo quella che è la build image, che adesso andiamo a vedere. Questo comando dice altro di prendere il Docker file che c'è nella build image e taggarlo con questo nome. Scusate, credo di aver
sbagliato ad aprire un file prima, un attimo solo. Ecco qua. Allora, questo è il progetto di cui vi dicevo prima, FVD sta per FPM within Docker, quindi questa è l'immagine base per Trusty. Qui devo inserire quelle che sono i prerequisiti di build, ovvero tutto quello che serve per fare il setup.py install del file correttamente. Qualcuno mi dirà, eh sì, ma come fai a sapere queste cose? Tipo Python e Python virtualenv, passi perché abbiamo detto che usiamo Python e usiamo virtualenv, ma Git non lo so, nel senso, secondo me ancora oggi il packaging è un processo molto iterativo, non saprete mai tutto dall'inizio. Di solito prendete e mettete dipendenze base, cioè Python e Python virtualenv per un progetto Python, provate a lanciarlo con Docker, quando si schianta vedete perché si è schiantato e a quel punto proseguite. Se volete dopo, se abbiamo tempo, come dovremmo avere, proviamo a fare qualcosa di interattivo, tipo provo a togliere Git, vi faccio vedere l'errore che viene fuori. Non sempre l'errore è chiaro, purtroppo. È una delle cose complicate, come vi dicevo, dell'installazione. Non mi ricordo se questo, oppure l'altro software che mostro dopo, no, credo che fosse Django GMS che vi mostro dopo, da degli errori a volte molto criptici, quindi bisogna fare un po' di debug. Secondo me è meglio che lo faccia io come sviluppatore che non debba farlo l'utente, perché l'utente dopo tre volte mi manda a quel paese, se è simpatico mi apre un ticket, altrimenti non usa il mio software. Una volta, quindi scusate, se sapete come funziona Docker, io facendo la build mi trovo un'immagine taggata con il nome che ho. Scusate, non siamo, ovviamente l'ordine non è mai quello giusto. Ok, mi trovo un'immagine taggata con build image, AWS clean build, a disposizione sulla mia macchina locale. Cancello eventuali file di output dati da una build precedente. Questo qua è una maniera comoda, secondo me, per tenere sincronizzato la versione che viene fuori nel pacchetto con la versione che c'è nel software, quindi in AWS CLI, senza dover rispecificarla, senza dover modificare i file ogni volta. A questo punto andiamo sul pezzo forte, quindi la build. Io non faccio altro che lanciare Docker, specifico una serie di variabili d'ambiente nel container di esecuzione. Questi che vedete con la V, probabilmente li avete usati già per montare i volumi in Docker, se avete usato Docker in produzione. Questo vuol dire semplicemente, fammi il bind mount. Bind mount, sapete tutti che cos'è? Più o meno, il bind mount semplicemente lo potete fare anche su un host Linux. Se fate bind mount avete una directory che per voi è una directory normale, in realtà, ho anche dei file volendo, sono due, invece di fare un symlink potete fare un bind mount, avete due directory montate in due rami diversi del file system senza che all'utente sia chiaro nulla. Quindi scrivete da una parte e vedete anche dall'altra. Il bind mount si può fare anche da un host a un container Docker, è un po' come il shared file system che c'è in VirtualBox o in VMware Fusion, se volete. Io qui sto dicendo, condividi questa cartella dell'host, quindi build inside, che è dove c'è il file che andremo a vedere dopo, nella cartella barra build inside del container, quindi la nostra piccola virtual machine, e fai sì che sia read-only, perché non voglio che sia modificata all'interno. Qui, source.dir è la cartella con AWS CLI, e la condivido all'interno del container, in source, sempre read-only, perché io non voglio modificare la mia sorgente per sbaglio magari da dentro il container. Out invece è read-write ed è dove FPM sgancerà i suoi fantastici pacchetti deb. Questa è la working directory dentro il container, questa è l'immagine che abbiamo appena creato poc'anzi e questo è lo script che andiamo a lanciare. Quindi io dico a Docker, con questo contesto lanciami questo script all'interno del container. Questo è lo script, come dicevamo prima, virtualenv. Cosa facciamo? Questa è una directory che abbiamo definito in un file di... Scusate, non ve l'ho fatto vedere, non è una cosa essenziale, ma è giusto per completezza.
Questo è un directory, e di solito questo file env.list lo metto a monte fra tutte le distribuzioni per avere, per condividere le variabili comuni tutte quante. È soltanto una buona pratica, non è essenziale, come non è essenziale quasi nulla di quello che vedete qui, potete decidere di farlo un po' come volete. Qui io procedo con un'installazione come se dovessi fare l'installazione raccomandata da Amazon. Potevo decidere di utilizzare lo script installer, in realtà ho guardato negli script interni sul repository AWS CLI, questa era la maniera di installarlo, quindi io creo il virtual env e dentro quel virtual env installo i requirements, dopodiché installo il software. Installdire è proprio barra opt barra AWS CLI, cioè sulla root, perché il container ha la root scrivibile. Questa cosa qui, se uno ha fatto packaging, di solito mi dice oh mio Dio, se avete fatto packaging in maniera classica, saprete che i tool standard vi obbligano per scrivere una directory non a metterla nella destinazione finale, ma a metterla in un'altra directory, tipo non so, in RPM c'è barra tmp barra build root qualcosa, perché mentre si pacchettizza, se io sto pacchettizzando sull'host e il processo è sullo stesso host, non posso andare a scrivere in una directory che magari esiste. Questa cosa qua provoca un sacco di casini, specialmente con molti software moderni che non sono scritti benissimo, perché il software in fase di installazione fa qualche hard coding del path e quindi dentro qualcosa che create vi trovate barra tmp, barra build root, barra qualcosa, è un check che RPM fa, e infatti a volte la build crasha dicendo no, c'è un path hard codato, questo non può funzionare. Questo non accade con la roba in C generalmente, perché la roba in C è fatta abbastanza bene per distinguere il prefisso di installazione da quello che è il prefisso poi a runtime, ma accade tantissimo con la roba scritta purtroppo in Python, in Ruby, in Node, in molti linguaggi moderni. Lo stesso virtual env, se non fate relocatable, fa un sacco di hard coding dei path delle shebang, non so se avete mai notato, però lo fa. E relocatable funziona spesso, ma devo dire la verità, non sempre, mi sono capiti dei casi in cui non andava. E quindi, invece qua non avete questo problema. Normalmente AWS non mette i test dentro la sua directory, io li aggiungo perché voglio fare i test nella directory, nel contesto della distro di destinazione. Questa parte qua va a fare l'installazione. Quando è finita, io non faccio altro che creare un symlink alla mia directory opt bin AWS in maniera che sia nel path, e dopodiché vado a chiamare fpm. Gli dico il tipo del pacchetto che voglio ottenere, la sorgente da dei file, il nome, versione, iterazione, sono delle convenzioni. Descrizione, a me piace mettere il nome e mi piace mettere il commit git per avere un immediato riscontro di quella che è la versione sorgente, nel caso ci fosse un problema. Qua c'è il punto che è un po' dolente, le dipendenze, cioè da che cosa dipende il mio pacchetto. Python è abbastanza ovvio. Adesso voi mi direte, ma tu come hai fatto a capire che dipende da GraphBase? Lo capite a posteriori, quando ho lanciato i test. Io ho fatto un test stupido, ho lanciato qualche comando, in realtà l'ho scoperto quasi per caso, tipo, se non c'è GraphBase, AWS Help non funziona. Graph è una dipendenza del sistema di manualistica. È una dipendenza non esplicita, cioè non troverete nessuna parte che AWS CLI ha bisogno di Graph. Se poi vediamo il pacchetto %, ho scoperto a posteriori che dipende anche da less. Normalmente c'è sul sistema, però sulle distribuzioni minimali, che sono quelle che vengono fatte per i container Docker, che sono di solito piccole, questi tool non ci sono. Qualcuno ha supposto che ci fossero, voi dovete specificare queste dipendenze. Quando lanciate i test potete provare a vedere che cosa funziona, che cosa no, e metterlo nei test. Per finire, qua vi dice cambia, fai sì che i path che ti specifico dopo sono relativi alla root, è un po' come tar, meno C maiuscolo, e quindi io dico pacchettizzami tutto quello che c'è in opt AWS CLI e in più il symlink usr bin AWS. Quindi non ho fatto altro che fare un'installazione e poi dirgli che quei file vanno installati, pacchettizzati. Questo è volutamente l'esempio più semplice, dopo c'è uno più complesso, perché questo strumento di fatto, dal punto di vista del nostro utilizzo, non ha né configurazione né stato. Quindi questo pacchetto di fatto è solo codice.
è la cosa semplice per iniziare, per non fare troppe cose insieme. Adesso io provo a buildarvelo live, spero che la rete sia, non dico veloce perché non è che deve fare tante cose, ma accettabile, altrimenti dovrete fidarvi e provarlo a casa. E qua sono già, in realtà sono già cacheati. Ok, sembra che lo stia facendo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante che posso dirvi nel frattempo. Beh, allora l'immagine, non so se sapete come funziona Docker, se non cambia l'immagine viene già cacheata, quindi non è che viene ogni volta rebuildata l'intera immagine. Qua potete vedere il run, sta facendo l'installazione dei requirements, mi sembra che sia relativamente veloce. Beh, facciamo che intanto che lui gira vi faccio vedere anche la parte di test. In sostanza siamo in out, quindi in barra out che è bindato sull'out dell'host troveremo il pacchetto deb. A questo punto che cosa facciamo nella nostra build? Buildiamo un'altra immagine, la test image. La test image che cos'è che ha? La test image generalmente è un'immagine più stupida, cioè di solito si eredita dall'immagine base di Ubuntu, perché non vogliamo avere nessuna dipendenza che non sia quella dell'immagine base. In questo caso qua, vedete che io ho messo delle cose in più. Potete immaginare perché io ho messo queste cose aggiuntive per far girare i test? Perché anche... Adesso mi sembra che c'è anche Enrico Franchi in giro qua. No, sembra che Enrico mi spara. Anche in Amazon sbagliano, evidentemente. Se non è settato un locale... AWS CLI, in alcuni casi, fa delle supposizioni su quello che è il locale del sistema che non sempre sono vere, con il risultato che su alcuni test, se non c'è un locale installato, ci si ritrova con i famosi Unicode decode error, Unicode encode error, perché prova a fare delle cose quando il locale di sistema fa supporre a Python che l'output sia ASCII, mentre loro hanno dei caratteri che non sono codificabili con ASCII. Quindi questa cosa qua in realtà è una cosa per cui io vorrò, ma non sono avuto tempo di farlo, aprire un ticket upstream, perché in realtà è un bug della libreria di Amazon, secondo me. Non ditelo troppo forte, magari scopro che ho sbagliato. Però senza questo i test non girano, con questo i test girano. Vediamo se ha finito. Ok, sto facendo girare i test nel contesto di destinazione, vi faccio vedere quindi come funzionano. Abbiamo detto che la test image è molto base. Una volta buildata la test image, io lancio Docker. Questo è quello di prima. Cosa faccio? Bindo test inside, che dove c'è il nostro script, sempre read-only. Questa volta read-only la directory in cui trovo i pacchetti. Questa è la directory del log, in cui invece devo poter scrivere da parte del container. Lancio nel contesto di test image il file test inside test, che ora vi faccio vedere. Se non ha funzionato, lancio un errore e lo dico all'utente. Questo è test. Questa è una schifezza che però io non ho trovato un modo migliore di farlo su Debian e Ubuntu. Installo il pacchetto con dpkg e dopo devo dire da pt-get di fixare le dipendenze. Non mi risulta che ci sia una maniera migliore di fare questa cosa in Ubuntu o Debian. Se qualcuno lo sa, fatemi sapere. Cioè, yum su CentOS e Fedora, o anche DNF, è quello che si usa adesso, se date un pacchetto locale, installa le dipendenze direttamente. Apt-get non supporta l'installazione di un pacchetto locale con le dipendenze. Mi sembra. Se dopo avete un consiglio migliore, veramente mi interessa, metto migliore tutti quanti gli esempi anche di FPM within Docker. Questa cosa qua comunque funziona, ok? Quindi installo il pacchetto. Perché intanto dovresti fare prima la pt-get update e poi secondo me c'è un problema nella generazione delle dipendenze all'interno del pacchetto. Nel pacchetto.deb c'è un file che contiene tutte le dipendenze necessarie di quel pacchetto e la versione. Se è generato male,
praticamente quella parte la skippa, lo installa e poi quando va a effettivamente controllare ti dice che ci sono delle dipendenze mancanti. Attenzione, attenzione. Se vuoi, dopo ve lo mostro. DPKG come strumento può prendere un Debian locale, però DPKG non è apt. DPKG non scarica dipendenze remote, mai. Infatti ti dice, infatti c'è bin true, perché altrimenti lui ti dice guarda che il pacchetto è rotto. Apt-get risolve dipendenze remote, ma non accetta un deb locale. Non lo accetta. Se non è una cosa recentissima, non mi risulta che accetti l'installazione di un deb locale. Secondo me apt e basta installa anche un pacchetto locale, ma non sono sicuro. Bene, allora magari dopo lo cambierò usando apt. Non ne sono sicuro, No, però... ma ti ringrazio per questo, veramente, per queste note. Speravo anche di avere qualche input da varie persone. Comunque questa cosa qua non è bella, ma vi assicuro che funziona. Cioè io installo il pacchetto, il sistema è rotto, apt-get-f-install, apt-get fixa il tutto. Quindi se il tuo postinst è rotto, tutto quello va... Se il mio, scusa? Il tuo postinst è rotto su Debian, se lo script di esecuzione dopo l'installazione è rotto, tu arrivi a uno stato inconsistente, quindi fallisce? No, perché di PKG, se le dipendenze non sono soddisfatte, non esegue il script di postinst, gli esegue apt-get qua. Ti ho fregato, eh? Potrebbero esserci problemi di altro genere, ma questo devo dire che anche se ho spaccato mille volte lo script di post-inst, questo non mi è mai successo. Però se il pre-inst fallisce? Probabilmente ti fallirà anche apt-get-f-install e quando provi a lanciare i test non li lancia, perché non avrai installato niente. Spero. È una buona domanda, però. Però non saprei come... Forse dovremmo testare un exit code specifico, che è quello di DPKG, solo di quando le dipendenze sono rotte e allora li dovremmo essere un po' più sicuri. È una buona osservazione. A questo punto entro dentro in installazione e lancio i test. Abbiamo visto cosa è successo. Questo qua è stato eseguito con il pacchetto da noi creato nel contesto distribuzione target. Questo è il valore di un po' di tutta questa baracca che vi ho fatto vedere. Non è un test su una distribuzione a caso, sulla vostra macchina, non è un test su una macchina di continuous integration, che figa, utilissimo, però il setup è complicato. È un test riproducibile da tutti, più o meno su qualsiasi workstation Linux. Non è dipendente soprattutto dall'host, non è che FPM within Docker funziona solo da un host Ubuntu. Potete testare, avete un Ubuntu, volete testare CentOS? Nessun problema. Tant'è che io qua, per farvi vedere come funzionano le cose, scusate che chiudo tutti quelli di questo VI. Qualcuno mi chiederà, questa è una piccola evoluzione, questa è presa da una versione leggermente più recente di FPM within Docker, ma non cambia moltissimo. E qualcuno mi chiederà perché duplico tutta questa logica, nel senso, probabilmente il 90%, 95% di quello che è i file build sono identici fra tutte le distribuzioni. Però delle volte, purtroppo, per delle piccole variabili bisogna fare delle leggere modifiche. Io preferisco in questo caso, ma è una preferenza personale, avere un po' più di duplicazione, ma capire cosa sta succedendo rispetto ad astrarre tutto negli script esterni e doverci mettere 240 opzioni per gestire le piccole differenze. Però se guardate FPM within Docker, sono 4 file, a seconda del vostro progetto sentitevi liberi di fare tutto quello che volete. Cioè questo qua è un template che io uso, ma poi anche a seconda del progetto posso customizzare. Questo qua è assolutamente analogo, soltanto che la current distro, essendo nella directory 107, sarà 107. Per il resto, questo è praticamente uguale, non ci sono differenze. Andiamo a vedere la build image, analoga, eredita dalla distribuzione corretta. Per
Per quanto riguarda la PT Get Update che mi hai fatto notare prima, di solito lo faccio nella build image, di solito è fatto molto presto, però è vero, se la build image è cacheata, potrebbe essere necessario fare un update prima. Ah no, scusate, quello era test image, no, probabilmente hai ragione. Questo è lo script di build, questo è leggermente diverso, perché? Sempre perché mi sono accorto che qualcosa non si installava. Cioè l'ho scoperto a valle, non è che lo sapevo prima. In questo caso ho scoperto che AWS CLI ha una dipendenza, anche qui non esplicita, perché non è AWS CLI, ma è una dipendenza da versioni più recenti di Setup Tools e di Pip rispetto a quelle che vengono installate da CentOS 7. E quindi anche lì facciamo partire, qualcosa si spacca, vediamo perché si è spaccato, googlando di solito, e aggiungiamo gli step precisi. Se volete fare una cosa ancora migliore, che io qua non ho fatto perché non mi interessava, per rendere riproducibile la build, potete mettere una versione specifica di Setup Tools e di Pip. Per il resto, lo script è assolutamente uguale. Copiamo e lanciamo FPM con gli stessi parametri, ma dicendogli di fare un RPM. Anche il procedimento per il test è analogo, anche qui mi sono accorto di questo problema. Nel caso di CentOS non era necessario mettere un pacchetto di language pack, ma si poteva mettere, bastava settare queste variabili. Il test in questo caso è un po' più lineare perché Yum appunto fa il lavoro in automatico. Quando si passa un pacchetto locale, se ha delle dipendenze specifiche, va a installarlo. E anche qui prendiamo e lanciamo i test nel contesto della distribuzione sorgente. Ora, a questo punto dovete dirmi voi cosa preferite fare. Io ho quasi finito una delle cose che potevo fare. Vi posso dire, visto che abbiamo ancora in realtà mezz'ora, se vogliamo provare a fare qualche modifica interattiva per cercare di capire come si trovano le dipendenze, cioè come il flusso di creazione di un pacchetto, quindi io parto da zero dipendenze e cerco di capire quali sono le dipendenze, oppure posso far vedere un altro esempio di progetto un po' più complicato. Io ho provato a pacchettizzare un'istanza di Django CMS, quindi un'applicazione web con un servizio che va tirato su, degli utenti che vengono aggiunti a separazione di configurazione stato. Quanti sono per provare a vedere interattivamente la discovery delle dipendenze? Quelli per vedere il packaging di un'applicazione web? Ok, ha vinto l'applicazione web. Adesso quando rientra Michele glielo diciamo anche. Allora, il link è questo. Aspetta, ve lo metto un attimo qui, un po' più in grande. Michele, mentre eri fuori, senza di te, abbiamo deciso che faccio vedere un'altra applicazione, quindi andrò un po' lungo. Calcoliamo la fine fra 20 minuti, tanto fino a 10 e mezza c'è il tempo abbiamo lo slot. Sì. No, facciamo 10, alle 10:10 mi dici 10 minuti, facciamo fino a 10:20, così 10 minuti per le domande, ok? Perfetto. Ok, questo è il sorgente, dovrebbe essere tutto pushato, a meno che non sono stato cattivo e non l'ho fatto. Allora, qui è un po' differente la situazione. Django CMS per installarsi ha un installer, cioè quindi uno si installa sulla propria workstation un installer e l'installer crea un'istanza del nostro CMS, che ho chiamato Our CMS. In realtà io di solito voglio fare la delivery non dell'installer ma del nostro CMS, quindi io cosa ho fatto? Beh, questa è una stupidaggine, ve la dico per farvi capire come siamo partiti. C'è una cosa che mi crea l'installer AIM sulla mia workstation, dopodiché a quel punto io vado a committare il risultato, quindi our CMS. Ci sono un paio di fix da fare sulla directory specifica, perché altrimenti non,
non riesce a pacchettizzare, ma per il resto, se voi lo provate sulla vostra macchina... Questo è Michele che sta... Se lo provate sulla vostra macchina, vedrete che è il risultato identico. Quindi io ho lanciato questi comandi, da cui Vodafone Directory Hour CMS, e poi ho fatto un paio di modifiche ai settings. Questo fantastico pacchetto, come funziona? Qua ci sono un sacco di file in più, vedrete. Testime. Ah, tanto il test qua in realtà non li faccio perché non ci sono dei test built-in, quindi non mi interessa il resto. Scusatemi. Ok, allora la build è sempre la parte più noiosa, è uguale a quello di prima. Il Dockerfile è leggermente più complicato, questo qua è sempre stata una cosa puramente iterativa. Io ho provato a eseguire lo script di build che vediamo fra poco, lo script di build non funzionava. Ho cercato di capire quali erano le dipendenze che mancavano finché non è andato a buon fine. Come saprete, immagino, se siete tutti che siete impazziti con le varie installazioni, per fare la build avete bisogno di dipendenza di build, quindi generalmente i pacchetti dev, poi avete bisogno a runtime dei pacchetti, gli stessi pacchetti senza la dev, no? Questo è, lo dico per completezza, ma immagino che molti di voi già sappiano come funziona questa cosa. Build package, cosa facciamo? Creiamo un virtualenv. Dopodiché lanciamo uno script che normalmente è, ve lo faccio vedere dopo, è bindato su una fase di installazione del pacchetto. Perché? Questo script qua cosa fa? Si chiama before install and upgrade, perché dopo verrà lanciato nel deb ogni volta prima che il pacchetto venga installato o prima che il pacchetto venga aggiornato. Questo script non fa altro che aggiungere un utente che si chiama OurCMS con una home precisa e con alcuni parametri precisi che sono adatti a un utente di sistema, quindi che non deve fare il login. Questa parte qua probabilmente non ci interessa perché non fa niente nel contesto del nostro Dockerfile, ci torniamo dopo. Quindi a questo punto abbiamo un utente OurCMS dentro il nostro container di build. Ci copiamo la sorgente da questo container, dopodiché andiamo a creare una directory di stato e diamo i permessi di... diamo la ownership dello stato all'utente OurCMS. Solo l'utente OurCMS, perché tutti gli altri file avranno l'ownership root, perché come abbiamo detto il codice deve essere sì modificato, cioè deve essere sì letto ed eseguito, ma non modificato dall'utente che esegue l'applicazione. Quindi qui sì, perché è lo stato. L'altro no. Qui cosa facciamo? La directory standard su Linux per la configurazione è etc. Andiamo a spostare il pacchetto, il file della posizione standard, settings, verso etc, OurCMS settings, e creiamo un symlink. Dopodiché installiamo i requirements, Django CMS Installer una volta crea un'applicazione crea giustamente anche un file di requirements che dice quali sono i file le dipendenze specifiche di quell'applicazione e lanciamo, beh questo è un dettaglio di Django, lo conoscete? Io non lo conosco tanto, non lo conoscevo prima in realtà, e serve per permettere di prendere tutti i file statici e mettere in una directory specifica.
mi sono accorto che ho dimenticato di dire una cosa fondamentale, cioè qual è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è fare il packaging di un'applicazione, far sì che il servizio sia gestibile in maniera separata, cioè avere un servizio our CMS, ma anche far sì che ci sia una maniera semplice di configurare l'applicazione rispetto al sistema. Cioè, cosa faccio? Il web server, chi me lo dà? Qual è la mia interfaccia verso il sistema? Io ho deciso che che la mia interfaccia verso il sistema sarà UWSGI. Io dico, io ti do l'applicazione con interfaccia UWSGI, tu mi puoi mettere qualsiasi web server davanti che supporti il protocollo di UWSGI e la mia applicazione funzionerà. Cioè io non devo, come ho detto prima, non deve essere Operations che impazzisce. Io qui faccio questa supposizione, potevo anche decidere che fosse HTTP, però come sapete tante volte c'è un livello in più, la gente dice lento. Io credo che questo sia un protocollo buono, cioè un protocollo buono, un application server adatto, e l'ho messo come esempio. Potevamo anche decidere di lasciare soltanto l'interfaccia WSGI e quindi dire a chiunque mi configurasse l'applicazione, questo è il path del mio file WSGIapp.py, tu devi configurarti questo. Questo metodo è un po' più completo, secondo me. Però dipende da che cosa volete fare. Non volevo fare 150 pacchetti qua, già ce ne sono due e vedrete perché. Quindi qui ho finito di installare il mio Django. Adesso io passo alla parte, diciamo, application server. Installo, sono sempre dentro il virtual env qua, se vi siete persi questa riga. Installo UWSGI. Posto. Questa riga magica non fa altro che, ve lo faccio vedere perché è più facile che spiegarvelo, che installare verso root tutto quello che c'è in build inside barra root. Cosa c'è in build inside barra root? Non molto, ma cose essenziali. C'è ourcms.conf, che è il file per upstart, per lanciare il processo della nostra applicazione. Upstart è l'equivalente che c'era fino a Ubuntu 15.04 di init, l'alternativa a systemd di Canonical, che è stata abbandonata, se non sbaglio. Qui la troverete più, però, oh ragazzi, l'ho fatto su 14.04. Il principio è quello, potete fare un initd, potete fare un file di systemd se la vostra distribuzione lo prevede. Dopodiché, prevede, lo vediamo dopo, un file di configurazione per Nginx per la nostra applicazione. Vedrete dopo che questo file è opzionale, perché io non voglio forzare chi installa questa cosa a utilizzare il web server che dico io, ma voglio, per chi vuole solo provare la mia applicazione, dargli la possibilità di farlo rapidamente senza dover fare 850.000 configurazioni, che è un altro grande problema di software moderni, no? Perché installate, sì, ok, adesso ci sono 6 ore per configurare 4 cose. Cercando di dare una configurazione default, uno può intanto vedere se il software risponde alle sue esigenze e poi eventualmente, invece di doverla scrivere da zero, può fare il porting di questa configurazione verso quello che gli può interessare. Questo è un normissimo file di Nginx con alcune directory statiche. Questo è tutto standard della guida di UWSGI, non c'è niente di fantasmagorico che mi sono inventato io. Cioè, se usate Gunicorn, potete usare Gunicorn, cioè non è una cosa, non è un prerequisito stringente. Quindi, adesso io, nella root della mia immagine, ho tot file, ovvero ho la mia installazione installdir, più ho alcune cose in etc che ho appena installato qui. Cosa faccio? Due pacchetti, non uno solo, perché voglio spezzare le dipendenze in maniera sensata. Allora, qui faccio il pacchetto per OurCMS. Creo un deb. Qui ci sono una marea di opzioni di FPM che potete andare a vedere nello specifico. Dico di usare i permessi del file system, dico di non settare dei file di configurazione se li ho messi io. Ci sono un sacco di script che ora andiamo a vedere che servono per gestire il ciclo di installazione, disinstallazione e aggiornamento del pacchetto. Questo li andiamo a vedere fra un attimo. Dopodiché ci sono tutta una serie di dipendenze
che io ho scoperto semplicemente come, lanciando il pacchetto, provando a lanciare il pacchetto una volta buildato, mi accorgevo che il pacchetto non veniva su, perché mancavano alcune dipendenze runtime, che sono l'analogo di quelle che ho detto prima, le dipendenze a buildtime. Questi file qua devono esistere nella distribuzione quando le installate, ovviamente. Ho marcato come file di configurazione sia lo stato sia i file di settings. Perché questa cosa? In questo caso noi abbiamo deciso di mandare in giro il nostro OurCMS con uno stato di base, che è quello che crea Django con le quattro stupidaggini che crea lui, un utente amministrativo e cose di base, per farlo funzionare da subito. Se un file è marchiato come file di configurazione, quando il pacchetto viene aggiornato, cosa succede? Di solito non viene modificato, a meno che voi esplicitamente non glielo diciate. E quindi questa è una maniera per, separando lo stato e la configurazione dal sorgente, è già un passo da fare per poter permettere a chiunque di aggiornare facilmente il vostro software. Io di solito faccio anche un'altra cosa, che qua era già abbastanza lunga e non l'ho fatto, e cioè, se io modifico il file di settings di default sull'applicativo, io tendo di solito a crearne uno, sempre installato, che si chiami, non so, ourcmssettings.pi.template, lo metto in etc, quello non lo marchio come file di configurazione. In questa maniera l'utente ha sia il suo file di configurazione, sia sempre un file di configurazione aggiornato alla versione attuale, completo, di default, a disposizione per leggerlo ed avere un riferimento. Questa è una pratica abbastanza buona. Se avete la possibilità, con un altro genere di applicazioni, potete anche optare per non mettere uno stato iniziale, quindi non committare il DB localhost, ma far sì che l'applicazione al bootstrap si crei il suo stato di base se non c'è. Sono tutte delle cose ugualmente valide. Dopodiché io dico, in questo pacchetto, quindi nel pacchetto OurCMS, di pacchettizzare soltanto /opt, che è dove opt OurCMS è installato il nostro software, il nostro script per upstart e i nostri settaggi. Dopo vediamo il secondo comando. Anzi, lo vediamo subito perché è banale. Il secondo pacchetto... Scusate. Questa è una dipendenza opzionale. Io se creo un pacchetto, lo chiamo OurCMS Nginx, che contiene la configurazione Nginx per OurCMS. Questo è un pacchetto opzionale, ovvero la mia build genererà due pacchetti in questo caso. Questo file ha come dipendenze una da OurCMS alla versione esatta che stiamo buildando e una da Nginx. Quindi se io installo questo, lui mi installa, o meglio, ci deve essere OurCMS, ci deve essere Nginx e mi aggiunge la configurazione per Nginx per il nostro CMS. Però questo qua è a descrizione di operations, o a descrizione di cosa dovete fare con questo pacchetto. Se volete usare Apache o qualsiasi altro web server che supporti UWSGI, liberi tutti. Andiamo a vedere soltanto adesso i file del ciclo di vita del software, che sono abbastanza importanti secondo me. Uno abbiamo già visto, before install and upgrade. Questo qua viene chiamato ogni volta prima dell'installazione del pacchetto, prima volta o prima di ogni upgrade. Che cosa fa? Crea l'utente se non c'è. Secondo me è preferibile sempre fare un check semantico sulla presenza o meno dell'utente, cioè fare un check sullo stato che vi aspettate. Alcuni dicono, se installo creo l'utente, se aggiorno non faccio niente. Se la configurazione è un po' cambiata per qualsiasi motivo o si è evoluto questo script nel corso del tempo, vi ritrovate che magari prima non installavate l'utente, aggiornate il pacchetto, ma l'utente lo creato solo nell'installazione e quindi vi trovate senza utente alla fine. Il mio consiglio è sempre fare i check che lo stato del sistema sia quello che vi aspettate e in caso contrario fate le modifiche di cui avete bisogno. Quello che fa inoltre questo script, visto che viene lanciato anche in fase di upgrade, se il nostro CMS sta girando come processo, crea un file in TMP e lo ferma. Questa è una precauzione, in realtà moltissimi progetti sono in grado benissimo di essere aggiornati quasi live, una volta che UWSGI è su,
il problema spesso non si pone. Questa è una misura di massima sicurezza, visto che di solito l'installazione è abbastanza rapida. Io preferisco che non ci sia niente durante l'installazione, però potete anche installare il vostro pacchetto e fare un restart a valle, non è così importante. Quindi questo qua viene lanciato prima. Dopo l'upgrade, cosa succede? Leggiamo se il file che abbiamo toccato prima esiste. In quel caso lo cancelliamo e facciamo ripartire il nostro CMS. Quindi durante l'installazione cosa succede? Quando lo installo lui non parte normalmente. Quando aggiorno, lui prende, parte, cioè scusate, quando lo aggiorno, aggiorno un nuovo pacchetto, una nuova, scusate, quando aggiorno OurCMS a una nuova versione, lui prende, prima di installare un nuovo pacchetto, stoppa OurCMS, scrive questo file, installa il nuovo pacchetto, alla fine, after upgrade, vede se c'è questo file, se c'è, lo cancella e lo fa ripartire. Questo ci serve per il ciclo di vita del nostro software. Nessuno che deve andare a mano a fare service qualcosa restart, tanto per. Before remove, se lo cancellate, il nostro povero pacchetto, è meglio fare prima uno stop per non rimanere con un servizio vivo mentre il pacchetto è ancora installato. E dopo cosa dovrete fare? È rimasta solo una cosa, una piccola traccia del nostro pacchetto. Ok? Il pacchetto qui nel nostro contesto gira con un utente non root, ha accesso in... ve lo faccio vedere perché questo magari è un po' interessante. Ha accesso in scrittura solo ed esclusivamente... questo l'ho già buildato con questa configurazione, spero che vi possiate fidare. Ah, era già installato, dannazione. Non importa. Io ho questa directory. Creo la home nel dubbio perché alcuni tool scrivono la home anche se... magari non serve a niente. Se vedete, qui è tutto root. Lui non può assolutamente andare a modificare alcunché. Questo è venuto Alan, ma credo che fosse una mia modifica locale, scusatemi. Dove lui può scrivere è OurCMS no group, la directory di stato, dove io ho messo semplicemente i database e la cartella media, che forse qualche esperto di Django mi saprà dire se è la cosa corretta, ma mi sembra di aver visto che alcune applicazioni si aspettano di poter scrivere in media. Ho capito bene? Io non sono un grande esperto di Django, perché ho usato Python soprattutto con Twist ed altri strumenti, altri protocolli. L'ho fatto per voi questo test, in realtà. Allo stesso modo, la configurazione è leggibile, ma non scrivibile. Adesso, per quale motivo dopo questo aggiornamento è venuto così, non lo so, normalmente è root. Ribildando da zero, probabilmente qualche esperimento che avevo fatto io ieri notte, potete provarlo a casa e vedrete che è così. Direi che è abbastanza, vi vedo un po' cotti, quindi io terminerei qui, abbiamo qualche minuto per le domande o se volete beccatemi dopo. E ti volevo chiedere una cosa sulle dipendenze. Sì. Volevo chiederti come viene gestita la versione del pacchetto. Cioè, quando viene creato il pacchetto, .deb, se io indico che sono dipendente da Nginx, come viene gestita la versione del pacchetto di Nginx che io necessito per... Puoi specificarla nelle dipendenze. Ok. Visto che io sto facendo un pacchetto per Ubuntu Trusty, io qua so che andrò... cioè, se faccio OurCMS Nginx... io so che dipenderò da qualsiasi Nginx c'è su Ubuntu. Non vado a specificare la versione in questo caso. La versione che specifico sono quelle delle mie dipendenze e non di quelle che dà la distribuzione. Però se vuoi essere più preciso, puoi utilizzare i maggiore e minore uguale come puoi fare in qualsiasi pacchetto se sai che una versione certa di Nginx non può funzionare o una troppo vecchia o una troppo nuova. Quello che preferisci.
Vabbè, nel mentre che cercate... Ah, ok. In realtà ho un'osservazione sul discorso della ripetibilità del build. Uh-huh. Un'idea che forse si potrebbe adottare è usare un repository manager come Nexus, uh-huh, che supporta, oltre, vabbè, cose per Java, C Sharp, NPM, e dalla prossima versione dovrebbe supportare anche pip. Allora tu metti in, diciamo, in mezzo tra te e i repository ufficiali uno strumento che ti raccoglie i pacchetti in locale, e a quel punto sai che i pacchetti che prendi sono quelli che hai lì, e eviti problemi stile appunto fare, left pad e cose del genere. Un'altra cosa che si può fare banalmente è separare la creazione dell'immagine dentro l'immagine di build, raccogliere le dipendenze e a quel punto fare la build con, non con lei test l'immagine di Docker, ma con una tag precisa. Si può fare benissimo, è già, è quasi banale. E a quel punto, se io ho tutte le dipendenze di build dentro l'immagine, chiaro che bisognerebbe fare anche un, diciamo, raccogliere nell'immagine di build anche le dipendenze dell'applicazione. Diventa un po' più elaborato. Prego. E cosa ne pensi del build out? Ti è capitato di usarlo? Zoop build out? Sì. Come ZC build out. ZC build out lo usavo prima di virtualenv in realtà, ma dalla versione 2.0 non fa più quello che fa virtualenv. Sbaglio? Sì, cioè il 2 non se vuoi incapsulare. Io ho usato build out finché faceva quello che faceva virtualenv, cioè mi dava l'isolamento delle dipendenze, a me stava bene, le usavo. E adesso, francamente, il fatto di avere le ricette di build out che fanno cose un po' magiche non è un mio requisito. Preferisco fare quelle cose con dei makefile, con dei script bash, che sono spesso più comprensibili, oppure aggiungendo delle funzioni eseguibili da mettere direttamente in console scripts su Python. Mi sembra un pezzo in più che non uso, quindi non ho un'opinione sul resto. Mentre pensate ad altre domande, io vi do un paio di veloci informazioni sui talk, abbiamo novità. Allora, il talk domotica più Raspberry alle 15.45 in Python & Friends è stato cancellato e al momento non abbiamo nessun sostituto. Se avete qualche idea per talk, magari fate un salto all'helpdesk, possiamo risolvere qualcosa. Inoltre, il talk delle 15.45 in Python & Friends 2, Building Asynchronous Web Sockets, è stato cancellato e sarà sostituito da Francesco Porcari. Vi do un attimo per prendere lo schedule. Ok, di nuovo. Building Asynchronous Web Sockets, 15.45, Python & Friends 2, sostituito da Francesco Porcari, Genropy non solo gestionali. Inoltre, cancellato alle 11.45 in PyData Catching Neutrinos, che sarà sostituito con Traveling Maids The Pythonic Way di Valerio Maggio. Ok, credo... Mi dimenticato di dire solo, certo, la parte che mancava. Per uploadare i vostri deb su repository, questo qua è una bozza, cioè mentre FPM within Docker funziona bene, questa qua è una bozza per creare repository RPM e deb su un web server qualsiasi, tipo una mini API che wrappa i tool di Debian RPM, altrimenti potete usare strumenti come Bintray, Package Cloud, Gemfari per fare l'aggiornamento, per fare l'upload, diciamo, sul cloud. Ottimo. Basta, grazie, spero di non avermi annoiato troppo, anche se il tema è noioso.